case di lusso, ma sempre meno riscaldate dall'amore di una famiglia. Molti piaceri, ma poco amore. Tanta libertà ma poca autonomia. È il paradosso del mondo globalizzato, descritto da Papa Francesco all'omelia della solenne messa di apertura del Sinodo sulla famiglia, concelebrata con 270 vescovi. In questo scenario, la Chiesa, ha affermato il Papa, deve vivere la sua missione nella fedeltà, difendendo l'amore fedele. Deve viverla nella verità, che insegna a non considerare l'amore tra coniugi un guscio vuoto da riempire arbitrariamente, e viverla nella carità, sentendosi in dovere di cercare e curare le coppie ferite come ospedale da campo con le porte sempre aperte. In questo modo, ha sottolineato, aiuterà l'umanità a riscoprire il valore sacro del matrimonio tra uomo e donna, così come è pensato da Dio dai tempi di Adamo, e a capire che sposarsi non è solamente vivere insieme per sempre, ma amarsi per sempre. Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale ma un sogno senza il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine. Infatti la paura di aderire a questo progetto paralizza il cuore umano. Paradossalmente anche l'uomo d'oggi che spesso ridicolizza questo disegno, rimane attirato e affascinato da ogni amore autentico, da ogni amore solido, da ogni amore fecondo, da am ogni amore fedele e perpetuo. Lo vediamo andare dietro agli amori temporanei, ma sogna l'amore autentico. Corre dietro ai piaceri carnali, ma desidera la donazione totale.